Il mondo alla radio. Amici ascoltatori, ancora ben trovati. Dopo l'informazione torniamo per la seconda parte del Mondo alla Radio. Io sono ancora Luca Collodi, vi saluto da Roma con Stefano Sparro per l'assistenza e Giuseppe Mauriello in regia. Parliamo di incidenti stradali perché nei giorni scorsi troppi morti ci sono stati tra i più giovani. Ogni giorno, pensate amici ascoltatori, abbiamo 9 morti e 660 feriti sulle strade italiane, con un tasso di mortalità di 55 persone per un milione di abitanti, contro i 49 dell'Unione Europea. E di sicurezza stradale più volte si è interessato anche il Papa, anche Papa Francesco. Noi vi ricordiamo un incontro che avvenne 4 anni fa, era il gennaio del 2016, quando il Papa incontrò in Vaticano la Federazione Internazionale dell'Automobile con il presidente Jean Todt, lo ricordiamo, alla guida della Ferrari per chi ama lo sport, e anche il presidente dell'Automobile Club d'Italia. Todt, a nome della Federazione Internazionale dell'Automobile, la FIA, rappresentò al Papa 4 anni fa il dramma del 1.250.000 morti e i 50 milioni di feriti gravi che si contano ogni anno sulle strade del mondo. Sono dati di 4 anni fa, quindi tendenzialmente rimasti però stabili al momento. Ogni 30 secondi ci lascia una persona. Il Papa 4 anni fa manifestò apprezzamento per gli sforzi messi in atto dalla Federazione Internazionale dell'Automobile e dall'ACI, dall'Automobile Club d'Italia, per rendere le vie di comunicazione più sicure, disse, e sottoscrisse la tavola con le 10 regole d'oro per la sicurezza stradale, una campagna di sensibilizzazione internazionale che richiama una maggiore attenzione in particolare ai bambini sulle strade e in macchina. E fu l'ACI a evidenziare in quell'incontro di 4 anni fa al Papa il preoccupante aumento dell'incidentalità che si verificava in Italia. A farne le spese sono principalmente gli utenti più deboli della strada, bambini, anziani, ciclisti e motociclisti. Le strade cittadine sono quelle più a rischio e un maggiore rispetto delle regole che sovrintendono la circolazione porterebbe a una diminuzione dei sinistri. Così l'incontro di 4 anni fa, nel gennaio 2016, del Papa sulla sicurezza stradale con la Federazione Internazionale dell'Automobile e l'ACI, l'Automobile Club d'Italia. Noi riprendiamo questo tema e salutiamo Umberto Guidoni, che è il segretario generale della Fondazione ANIA. Buonasera Guidoni, grazie per essere sulla Radio Vaticana. Buonasera a voi e agli ascoltatori, grazie a voi. Allora, c'è un dato, la cronaca delle festività natalizie ce lo ha riproposto: troppi morti tra i giovani, troppi incidenti stradali. Qual è la causa vera? Ah, le cause sono molteplici. Innanzitutto il fatto che gli organi in media si accorgano di questo problema soltanto quando accadano degli eventi come quelli che sono accaduti negli ultimi giorni. I numeri che lei ha dato sono numeri da bollettino di guerra, io credo, e quindi se non c'è un'attenzione costante da parte di tutti, dalle istituzioni, ma anche da parte dei privati cittadini, a fare una attenta educazione, a far capire che quando si guida bisogna pensare a guidare e non a fare altro, che bisogna mettersi alla guida in condizioni psicofisiche adeguate, che bisogna rispettare le regole della strada, che bisogna rispettare chi sulla strada circola ed è più debole perché magari non è protetto da un abitacolo. Se non si mette in pratica tutto questo e non lo si fa e non lo si dice costantemente tutti i giorni, purtroppo è difficile riuscire a ridurli quei numeri, perché parlare di 9 morti al giorno soltanto in Italia è altro che un bollettino di guerra. Ha veduto, qui ci sono più riflessioni da fare. Allora, innanzitutto l'educazione dei giovani, perché molto spesso, lo dobbiamo dire noi stessi, forse quando eravamo più giovani lo abbiamo fatto, spesso non c'è razionalità nell'attraversare le strade, nel mettersi alla guida. Oggi poi con i cellulari si fa di tutto. Quindi c'è un primo problema, che è quello dell'educazione dei giovani alla sicurezza stradale.
Guardi, sicuramente c'è un tema dei giovani sui quali bisogna continuare a fare attività di formazione. La Fondazione ANE e le compagnie di assicurazione lo fanno da 15 anni con la Fondazione, andiamo nelle scuole, andiamo ad inculcare corretti stili di guida, andiamo a dire che quando si va a divertirsi, uno del gruppo non deve bere perché poi porta tutto il resto del gruppo a casa. E diciamo che queste pratiche nei giovani si stanno cominciando a diffondere. Il problema però non riguarda soltanto i giovani, quelli neopatentati che devono essere ad alcol zero, riguarda anche delle fasce d'età dai 30 ai 40 anni che si mettono in macchina, si considerano sufficientemente esperti, utilizzano il telefonino in modo inadeguato, utilizzano altri mezzi che li portano alla distrazione. Quando si guida bisogna pensare a guidare, non bisogna mandare messaggi o pensare di rispondere al telefono guardando chi ci sta chiamando, perché significa come guidare bendati e per un lungo tratto di strada, il che può portare a delle conseguenze gravissime. Quindi diciamo che il tema sicuramente riguarda i giovani, che spesso però sono anche vittime di qualcuno che è più grande e che non ha un comportamento corretto alla guida. Altro tema, i controlli stradali, le pattuglie sulle strade ci sono. In Italia, se non vado errato, ci sono oltre 745.000 chilometri di asfalto, quindi pensare di controllare tutto è veramente difficile se non c'è una responsabilità personale, sia per guidare ma anche per attraversare le strade, perché anche questo poi è l'altro problema. Chi guida è un problema, ma spesso anche i pedoni, i ciclisti sono un altro problema, perché ti sfrecciano o attraversano le strade ovunque. Tra l'altro, mi permetta, Guidoni, anche attraversare sulle strisce sta diventando un rischio, perché c'è gente che si butta direttamente senza guardare le macchine che stanno arrivando. Allora, questo sicuramente è un tema. L'altro tema è che bisogna mettersi in testa che quando si guida un veicolo non è che il pedone viene posto nel mirino e in qualche modo non si ha l'attenzione dovuta al fatto che quello è un soggetto non protetto, perché è vero come è vero che su 3.000 morti 500 sono pedoni, e di questi 500 circa il 50% muore sulle strisce pedonali. Io non credo che questo sia sempre attribuibile ad un attraversamento, come dire, sconclusionato che fa il pedone. C'è una tendenza, un'inciviltà di fondo che riguarda la sicurezza stradale, che riguarda tutti i soggetti. Molti pedoni, Guidoni, mi perdoni, attraversano, personalmente li ho visti, parlando al cellulare, perché... Ma indubbiamente. Cioè, il cellulare, bisogna condannare chi guida e parla al cellulare, però spesso anche i pedoni attraversano le strade parlando al cellulare. Ma che ci voglia attenzione anche quando si attraversa la strada, perché siamo tutti automobilisti, ma siamo anche tutti pedoni, che ci voglia estrema attenzione quando si attraversa la strada, questo è un dato di fatto. Ma in tutti i paesi d'Europa però le posso garantire che l'attraversamento pedonale è un'area protetta, e ci si approssima all'attraversamento pedonale mantenendo una velocità che è una velocità adeguata, e che nei confronti del pedone che in qualche modo ha un atteggiamento di guida inadeguato, ha un atteggiamento inadeguato rispetto all'attraversamento pedonale, danno il tempo all'automobilista di poter porre in essere la frenata o evitare il pedone stesso. Se non si rispettano queste regole, se in città invece di andare a 50 si va a 100 all'ora, l'attraversamento del pedone non adeguato può diventare chiaramente un rischio serio per il pedone stesso. Quindi gli attraversamenti pedonali devono essere delle aree sulle quali non ci deve essere rischio per il pedone. E i controlli sulla strada? Guardi, i controlli sulla strada sicuramente se ne fanno molti. Diciamo che il tema dell'alcol in modo particolare, ma anche il tema delle droghe, noi in 10 anni abbiamo distribuito 1.200.000 chilometri, quindi le persone hanno la possibilità di stabilire per esempio che se quando si mettono alla guida sono in grado di poter guidare, sono nel rispetto delle regole che sono previste dal codice della strada, eppure si mettono alla guida lo stesso. Molti controlli sono stati fatti, sicuramente c'è una ripresa un pochino dai dati che abbiamo visto di Polizia e Carabinieri, c'è cioè una piccola ripresa della guida in stato di ebbrezza, però sicuramente rispetto al passato questo è un fenomeno più controllato. Le pattuglie fanno quello che possono. Io mi domando come mai non riusciamo, così come abbiamo fatto
con i tutor sulle autostrade a aumentare la massa critica dei controlli attraverso l'utilizzo di tecnologie che oggi sono all'ordine del giorno e che potrebbero sicuramente agevolare come dire, il lavoro delle pattuglie e sicuramente rappresentare un deterrente per chi ha condotte di guida non adeguate. Guidoni, a chiudere pochi secondi perché abbiamo il secondo ospite, la dottoressa Anna Maria Giannini, che salutiamo. Dottoressa Giannini, grazie per essere con noi. Grazie a voi, buonasera. Con lei parliamo poi di una bella iniziativa di Ania. Guidoni, Ania che cosa propone in questo su questo tema? Sicuramente dobbiamo continuare a rafforzare la formazione e l'attenzione su questa tematica. Dobbiamo cercare, io credo che le norme siano abbastanza rigide, si può fare sicuramente di più sulla distrazione alla guida sotto il profilo normativo, cercando di inasprire le sanzioni per chi guida con il cellulare o utilizzando altri dispositivi tecnologici. Sicuramente quello che si deve cercare di riattivare è un'attenzione profonda rispetto alla guida in stato psicofisico alterato, e quindi su questo noi stiamo facendo delle campagne, stiamo facendo delle attività specifiche all'interno delle scuole per poter cercare di attivare i giovani affinché poi possano essere anche loro portatori di messaggi positivi nei confronti dei più grandi. Grazie ad Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione ANIA. Lo ricordiamo, l'ANIA è l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici. Grazie, buon lavoro Guidoni. Grazie a voi all'ascoltatore. E allora salutiamo ancora Anna Maria Giannini, docente di psicologia presso l'Università La Sapienza di Roma e direttore scientifico di un progetto, Giannini, che vogliamo far presentare a lei. È un progetto che aiuta le vittime della strada. Sì, il progetto Ania Cares è un progetto veramente unico nel suo genere, unico a livello nazionale ed internazionale, perché è un progetto che ha messo a punto, attraverso una formazione scientifica di alto livello, un metodo di intervento usato dagli psicologi che rispondono ad un numero verde e possono essere chiamati da tutti, da qualsiasi cittadino, come dagli ospedali, come dalla polizia stradale, municipale, da chiunque ne possa avere bisogno, e rispondono H24 di giorno e di notte, recandosi sul luogo dove vengono chiamati per portare assistenza alle vittime dirette, cioè a chi ha subito un incidente stradale, è rimasto vivo, magari macroleso, è in arrivo al pronto soccorso, e alle vittime secondarie indirette, cioè a parenti e amici delle persone che o sono rimaste macrolese oppure hanno addirittura perso la vita sulla strada. È un progetto unico perché veramente andare incontro a una tragedia terribile come quella di perdere un proprio caro per una tragedia sulla strada è qualcosa che interrompe la vita e reca un dolore immenso, per cui avere la possibilità di un sostegno in quei momenti è fondamentale. Quindi dottoressa Giannini, voi date aiuto a livello psicologico ai familiari che hanno perso un parente, un figlio, una moglie, un marito in un incidente stradale, ma nello stesso tempo intervenite anche con chi rimane menomato fisicamente da un incidente stradale. Sì, chi subisce delle lesioni gravi, e questo è importante intervenire su entrambe le situazioni perché cambiano veramente la vita di chi sopravvive, ma anche la vita dei parenti, delle persone intorno. Chi rimane gravemente leso deve abituarsi a nuove modalità di vita, di fruizione dell'ambiente, ed è quindi anche l'aiuto psicologico che può in qualche modo costruire dei sistemi di adattamento. Questo è veramente un progetto lungimirante che Ania ha ideato, ed è un progetto che evidenzia molto chiaramente, perché questo ce lo dicono le persone che hanno fruito del servizio stesso, è un progetto che aiuta in momenti di disperazione in cui spesso, anche se ci sono persone intorno, però ci si sente soli, aiuta veramente ad affrontare momenti terribili che la persona non è in grado di affrontare da sola, ed è un progetto dall'alto valore da un punto di vista della prevenzione, perché è in grado di
mettere in atto meccanismi di prevenzione rispetto a episodi depressivi o meccanismi di disturbo post-traumatico da stress a cui le persone possono andare incontro se lasciate sole o se in qualche misura non riescono ad affrontare i primi momenti di quelle che sono appunto vere e proprie tragedie. Professoressa Giannini, come funziona il vostro Ania Cares? C'è un incidente stradale, come la gente come vi può cercare? Allora, le persone possono chiamare il numero verde 800-893-510. Il numero verde è attivo sempre, H24, e immediatamente chiama gli psicologi in turno. È attivo al momento in 4 città pilota, Roma, Campobasso, Milano e Firenze. E sta per essere attivato in altre 4 città, che sono Palermo, Napoli, Verona e Bologna. E in queste città, in queste ultime 4 città, a breve saranno disponibili le unità di pronto soccorso psicologico. Lo psicologo si reca immediatamente nel luogo dove viene chiamato e prende contatto con le persone in maniera delicata, cioè rispettosa del momento difficile che le persone attraversano, e quindi non si impone, soprattutto non usa meccanismi intrusivi. È assolutamente formato ad agire in relazione efficace con l'equipe medica che può avere in trattamento le persone e con la polizia stradale o locale. Porta aiuto nei tempi adeguati, nel senso che dopo essersi recato sul luogo si mette d'accordo con la persona per i successivi incontri, perché il pronto soccorso psicologico si può estendere fino a 8 incontri complessivi che aiutano la persona nella stabilizzazione, nel poter cominciare ad affrontare quello che sarà poi un percorso di elaborazione del lutto o del cambiamento intervenuto. Professoressa, vogliamo ricordare il numero verde di Ania Cares? Il numero verde di Ania Cares, che ripeto, chiunque può chiamare attualmente nelle 4 città pilota, Firenze, Milano, Roma e Campobasso, è 800-893-510, è attivo H24. Grazie ad Anna Maria Giannini, docente di psicologia presso l'Università La Sapienza di Roma e direttore scientifico del progetto Ania Cares. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buonasera. Grazie, noi chiudiamo questo collegamento, ma cari amici ascoltatori, chiudiamo anche la nostra trasmissione. Da Luca Collodi è tutto, grazie a Giuseppe Mauriello per la parte tecnica, a Stefano Sparro, buon ascolto ancora di Radio Vaticana Italia, linea alla regia.